Un saluto a tutti e benvenuti sul mio canale. In questo video vedremo i risultati delle partite della puntata numero 9 del Club della Scommessa, sperando che, naturalmente, che tutti i pronostici siano vincenti. In caso contrario, il gioco continuerà solo per coloro che avranno indovinato il proprio pronostico, mentre chi non avrà indovinato il proprio pronostico sarà eliminato dal gioco. Ma adesso andiamo a vedere i risultati delle partite. Il primo partecipante, Cosimo Di Vicaro, aveva pronosticato il Napoli-Juventus X o gol, finito 1-2 vincente. Poi abbiamo Giuseppe Fascilla, Milan-Sassuolo 1 e over 1,5, finito 1-0 perdente. Luigi Cafagna con Monge Clubbach Bayern Monaco, gol, finita 1-5 vincente. Nicola Di Staso, Genoa-Frosinone 1, finito 0-0 perdente. Ruggero Marzocca, Tottenham-Arsenal, finito Tottenham Arsenal 1, finito 1-1 perdente. Giuseppe Di Benedetto con Huesca Siviglia X2 over 1,5 2-1 perdente. Solo per 79 Strade Reims Siemens 1, finito 2-2 perdente. Vito Antonio Rizzi Bayer Leverkusen Friburgo 1 over 1,5 finito 2-0 vincente. Gianni Carbone Bournemouth Manchester City 2 e over 2,5 finito 0-1 perdente. Andiamo avanti. Angelo Di Corato Cagliari Inter 2 finita 2-1 perdente. Lazio Roma gol finito 3-0 perdente. Questo pronostico fatto da Johnny Junior. Poi Vincenzo Colucci Atalanta Fiorentina gol finita 3-1 vincente. Cosimo Colucci Villarreal Alaves 1 finito 1-2 perdente. Alessandro Crudo, Caen Paris Saint Germain, segna casa, finito 1-2, vincente. Andrea Campese, Olympique Lyon Tolosa, 1 over 1,5, finita 5-1, vincente. Giuseppe Liberti, Augsburg Borussia Dortmund, 2, finito 2-1, perdente. Johnny Pratz, Spal Sampdoria, 1x e gol, finito 1-2, perdente. Christian Fox, con Palermo Lecce, gol, finita 2-1, vincente. Gianni Persia, con Brescia Cittadella, 1, finito 0-1, perdente. Fabio Crudele, Empoli Parma, multigol da 2-4, finita 3-3, perdente. Ed infine Domenico Cardone, con Perugia Salernitana, 1, finita 3-1, vincente. Dunque, a passare il turno, vediamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Sono 8 partecipanti a passare il turno. E solo quelli che elencherò adesso, che sono Cosimo Di Vicaro, Luigi Cafagna, Vito Antonio Rizzi, Vincenzo Colucci, Alessandro Crudo, Andrea Campese, Christian Fox e Domenico Cardone. Solo questi che ho elencato sotto questo video con un commento devono pronosticare 3 partite a testa dei campionati principali come Spagna, Francia, Inghilterra, Germania e Italia Serie A Serie B con quota non inferiore a 1,45 che giocheranno questo fine settimana da venerdì 8 a lunedì 10 marzo. Avete tempo per pubblicare il vostro pronostico delle 3 partite entro domani, martedì 5 alle ore 14. Se non commentate il vostro pronostico entro domani o pronosticate una partita già pubblicata da un altro prima di voi, sarete automaticamente eliminati e non parteciperete alla seconda fase di questo gioco del Club della Scommessa numero 9. Vi ricordo che ogni mercoledì inizierà sempre un nuovo gioco, dove tutti potete pronosticare una partita e partecipare gratuitamente al nuovo gioco del Club della Scommessa. Provate a partecipare al prossimo gioco ed invitate anche i vostri amici. Un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao!